Buongiorno, sono le 4 e mezza del mattino, è il quinto giorno e stiamo andando a Luxor. Praticamente in giro c'è solo la gente dell'hotel e gli altri che vanno a Luxor, che saranno tre coglioni. Questo è tutto lo spazio che abbiamo di movimento. Abbiamo fatto il pit stop pipì a un posto un po' così. Il loro autogrill in mezzo al deserto. Ci siamo fatti intortare, ovviamente ho comprato un cappellino da beduino, una scialle. E, ci mancano ancora appunto 3 ore di viaggio, poi siamo a Luxor. Se non avessi avuto una cosa in testa probabilmente mi si sarebbe cotto il cervello. Ho il berretto, però meglio così, almeno sono anche in tema. Siamo arrivati al tempio di Karnak, c'è Silvietta e la nostra guida. La nostra guida non è Silvietta, è quella col cappello di paglia davanti. Che figo! The French man that he destroyed our temple in 1887, he blocked the canal here and let the water enter. So you imagine the water enter from a higher part like this part to a lower part, that's why it washed away everything. One more thing, every king in ancient Egypt had two names, his birth name and his coronation name. So when you born, you take a name, when you became the king of Egypt, you take another name. The birth name of the king, they make the duck and the solar disk. This is hieroglyphic sign means Sa-Ra, the son of God Ra, like Sarah, this is ancient Egyptian name. Inside this hole, we have 134 columns. The size of this colonnade is 5,000 meters square. Ask me about any stuff, I will tell you Rome the second doing this or this. This temple was built by King Seti I, the father of Rome the second. Rome the second, he did the same. He absorbed this temple for himself. So he removed his father, Cartouches and Titus, and he added everything with his own name. Inside the temple here, there were 6 obelisks like this one. Look, one in Washington DC in America. One in Turkey in Istanbul, one in Rome in Italy. So 3 out of Egypt. 2 here, one to the right and one to the left side, okay? One is broken beside the sacred lake. The obelisk in front of you, one single piece. One more thing, everything in ancient Egypt was accepted as offering except fish. Gods, they don't eat fish. From where this is got this idea, okay? Ancient Egyptians, they saw the story of the creation. It started by the sky with a woman, the earth with a man, they married together and they born the heir. The heir, he got 4 kids, 2 boys, 2 girls. So Osiris, Set, Isis and Nephthys, brothers and sisters born from the heir. Okay? Osiris, he was a very good guy, everybody like him. Set, he was the bad guy, nobody, you are the evil one, nobody like him. So Set decided to kill his brother Osiris. He made it, he killed him, and he cut his body 14 pieces. Egypt in this time was 14 provinces. He scattered his body all over Egypt. Isis, the sister of Osiris, she cried to the sky, I lost my brother forever. He will not be back again. What I'm going to do, the sky? I will help you. I will give you 2 wings like a bird, and you can fly all over Egypt to collect the pieces of your dead brother. That's why you see Isis, a lady with 2 big wings. She got the 2 wings, she flied all over Egypt, she collected the pieces of her dead brother, she found 13 pieces. The most important figure of a man was eaten by a fish. Abbiamo finito il tempio di Karnak. Che cazzo di caldo! Adesso, ma che siamo tutti coperti. Vero? E io ho questo bellissimo scialle. Lorenzo,
sono Lawrence d'Arabia praticamente, a detta di Silvia. Adesso la guida ci porta a prendere una barca che è fuori dal tour, però sono 10 euro a testa, dai, non facciamo i pezzenti ora, perché con l'auto sarebbero 30 km uscire dalla città per prendere un ponte e 30 km per rientrare e arrivare al centro. Invece con la barca è tipo 20 minuti e ti vedi un po' la città dall'acqua, quindi navighi sul Nilo, quindi figo. Siamo sulla barca. Arrivati dall'altro lato del Nilo, abbiamo fatto praticamente tutto il giro, al posto di attraversare diretti abbiamo fatto un giro mini turistico e adesso siamo arrivati dall'altro lato per la pappa. Siamo arrivati nella Valle d'Ere, arrivi con l'autobus, c'è una piccola casettina che è quella che si vede qua dietro, dove prendi il biglietto, ovviamente l'ha presa la nostra guida perché parlano arabo stretto. Writing on the walls is just the prayers to the gods to help the king to go afterlife safely, because afterlife this is a known way and there is a lot of evil souls, they will follow your soul when you go afterlife. So this writing on the walls telling you the instruction you have to do to survive in afterlife. I'm telling you something, they said for the king to go afterlife you need to cross 14 gates and every gate has a god, and this god he will ask you a different question. Did you kill anybody? No. Did you lie? No. Did you rob something? No. Did you pollute the water of the river? No. When the king answers the 14 questions by negative answer, no, 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 means the king he didn't do any mistake. Yes, your first step to go afterlife. Ok, siamo nella terza tomba. Le prime due erano carine. Non mi ricordo di chi fossero le prime due, non mi ricordo di chi sia questa. So solo che questa è l'unica finita e la più profonda. Poteva essere peggio, dai. Però va giù in profondità. Madonna, si vede un cazzo. E giù là c'è la tomba e tutti gli affreschi intorno. Non hanno centellinato il muro perché è morto il re, non c'è più voglia di farlo. Hanno messo i graffiti. Molto semplice. Ok, alla fine abbiamo visitato tre tombe nella Valle d'Ere. Tu ti ricordi quali fossero? Ramses primo. Terzo. Ci stiamo confondendo qua. Vabbè, abbiamo visto tre tombe in totale nella Valle d'Ere. Di 25 che ce ne sono, grazie a Dio, perché... Di 62, non capisco mai un cazzo. Ad ogni modo, adesso torniamo al bus, al minibus, che ci porta a vedere la prossima roba che è anche qui, non mi ricordo cosa. Il tempio di Chimichanga, l'unica faraona che ha regnato sull'Egitto come un re. E poi dopo quello c'è i colossi che non so cosa siano, dove siano, e poi si torna a casa. Quindi ci vediamo dalla donna barbuta. Siamo al tempio della donna barbuta a Chapsut. Il tempio è questo qua, è tre piani, sono tre piani ed è l'80% più o meno ricostruito, ci diceva la guida, perché qui è che era il figlio, il nipote. Il figlio del fratellastro di Chapsut gliel'ha distrutto tutto. Ok, comunque è tutto finto, insomma. Siamo di nuovo in autobus. Adesso c'è la parte dove andiamo, non ho capito dove, ci riposiamo un attimino e poi andiamo a vedere i colossi che non ho capito cosa siano e poi torniamo a Hurghada, al resort. Silvia ha le guaglie, stiamo tornando all'hotel. Buongiorno, Silvia è ancora viva, è la mattina seguente perché ieri siamo arrivati in hotel alle 10 dalle 5 del pomeriggio che siamo partiti a Luxor, quindi il viaggio della speranza con Silvia col secchio e la testa dentro. E siamo arrivati, io sono corso a mangiare perché mi stavo digerendo, Silvia è corsa a letto perché stava morendo e poi siamo collassati entrambi nel letto. E oggi è l'ultimo giorno di relax perché poi domani mattina dovremo poter stare ancora qua nel resort e poi andiamo all'aeroporto per tornare. Ritorniamo alle 9:30 di sera a Milano, quindi abbiamo il volo alle 4? Sì, alle 5, perfetto, quindi... Oggi probabilmente non riprenderò più niente, se non niente.